Ciao amiche di Filo, oggi vi propongo il tutorial per una tovaglietta da utilizzare all'esterno. Poi vedremo alla fine perché da utilizzare all'esterno o perché l'ho pensata per l'esterno. È un progetto molto 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 semplice, quindi anche per chi proprio non ha nozione di cucito, e il risultato a mio avviso è interessante. Vi dico subito l'occorrente per realizzare questa tovaglietta. Allora, ho bisogno di questo tessuto, che sarà poi la base della nostra tovaglietta, delle dimensioni di 40 x 50 centimetri. Quindi dovete ritagliare uno e due tessuti con precisione. Poi abbiamo bisogno di un altro tessuto lungo sempre 50 e alto 20 centimetri. Io ho scelto questo che già avevo ed è un cotone leggero. Questo invece è un cotone più robusto, quello per i tovagliati. Anche questo è per i tovagliati, però sono quei cotoni più leggeri. E poi utilizzerò anche questo nastro decorativo, che però è in realtà opzionale. Bene, questo è tutto l'occorrente. Questo nastro è lungo 55 centimetri circa. Bene, preparate questo e iniziamo subito il nostro ad assemblare. Allora, prendiamo la fascia 20x50 di tessuto. Se c'è un disegno che ha una parte alta, proprio sulla parte alta noi andremo a fare una piegolina. In che modo? Ripiegando il tessuto per circa mezzo centimetro e poi ripiegandolo di nuovo. Ok? Cioè andiamo a realizzare questo. Se lo potete fare con il ferro da stiro, che ovviamente vi aiuterà tanto e vi farà, diciamo, e in questo modo realizzate un lavoro abbastanza preciso. Dopo che l'avete piegato e ripiegato, passate il ferro da stiro, lo passate alla macchina da cucire con un punto dritto e vi faccio vedere. Ecco qui, io vedete come si vede sul retro e sul davanti. Abbiamo fatto semplicemente un bordino. Ora vado ad applicare, nel mio caso, questo nastro decorativo. Ok? Proprio lo possiamo mettere un po' al di sotto, lo possiamo mettere proprio sul bordo dove vogliamo. Questo nastro, peraltro, deve essere abbastanza resistente pure ai lavaggi, perché le tovagliette noi le utilizzeremo, ovviamente le andiamo a lavare. Quindi io la posiziono, in questo caso lo metterò, se lo volete mettere così, a qualche centimetro. Per esempio, decido di metterlo a 2 centimetri, lo vado a fissare con gli spilli. Quindi prendo, per esempio, a metà circa, perché poi ovviamente tutto il resto si adatta. Di nuovo fisso a 2 centimetri e nella parte terminale, così sono sicura di aver messo il nastro per bene. Ecco qui. Ho fissato, adesso vado a cucire con un filo che ovviamente non si noti molto su questo nastrino. Allora, io l'ho fissato con un punto, vedete, a zig, cioè non è a zig zag, è un'onda, è un punto semplice su una macchina di queste da cucire molto più semplici che hanno tutte le macchine. Altrimenti, se è largo, dovete fare sia una cucitura in basso che un'altra, altrimenti tenderà ad arricciarsi. Bene, fatto questo, prendiamo il pezzo di tessuto per la base, lo mettiamo sul dritto, quindi questo sarà il nostro dritto, e andiamo a posizionare con precisione proprio sulla base. Ok, lo allineiamo per bene e ovviamente no, lo allineiamo per bene. Adesso prendiamo l'altro pezzo di tessuto come la base, anche questo. Nel mio caso non c'è un dritto, no? Perché è un tessuto semplice che non ha un dritto, però mettiamo dritto su dritto, lo andiamo a posizionare. L'attenzione, diciamo, cerchiamo di averla soprattutto qui in corrispondenza della base. Posizioniamoli per bene. Questi sono perfettamente uguali, quindi una volta che ho posizionato per bene, vado
a fissare con gli spilli. Per chi preferisce, ovviamente può effettuare un'imbastitura. Mettiamo gli spilli, dobbiamo prendere quindi tutti quanti i tessuti. Lo faccio su tutta la lunghezza, quindi gli spilli li metto anche di qua, anche di qua, e così. Ora vado alla macchina, vedete, ho messo gli spilli, li metto su tutta la lunghezza. Una cosa che devo fare adesso è andare a cucire tutto attorno. Qui c'è la tasca, quindi io vado a cucire lasciando un'apertura nella parte più alta, cioè qui sopra. Lascio un'apertura che è di circa, diciamo, dico sempre l'apertura di una mano. Quindi faccio due segni che mi aiuteranno a ricordare che io vado, cucio tutto attorno e mi fermo qui. Lascio quindi questa apertura. Bene? E lo faccio con un punto dritto di quello normalissimo. Allora, io ho cucito tutto attorno, vedete? Ora tolgo gli spilli. Vado a, nel mio caso, c'è un eccesso che esce, lo vado ovviamente a togliere. Questo che fuoriesce lo tolgo, anche su quest'altro lato. Tolgo anche questo spillo, tolgo gli angoletti. Vedete, lascio così. Ovviamente lo faccio su tutti e quattro gli angoli. E a questo punto io vado a risvoltare la mia tovaglietta. Qui, ecco, guardate con gli angoli, ma questo già con le mani si fa perfettamente. Lo girate, la girate così. E vi faccio ora vedere. Allora, fate con cura tutta questa operazione. Adesso andiamo anche a stirare con il ferro da stiro e vi faccio vedere le ultime rifiniture. Allora, amiche, io ho stirato per bene tutto il mio lavoro. Vi ricordo che nella parte alta c'è l'apertura. Ora, con il metro da sarta vado a misurare 34-35 cm. Io mi sono messa quasi a 34. Mettiamo un segno con lo spillo e ovviamente anche in basso facciamo la stessa misura, nel nostro caso 34. Ora io mi metto in questo modo con una matita, tanto poi non si vedrà. Vado, scusate, forse è meglio che prenda la famosa riga che vi ho fatto. Vado a fare questo segno. Ora vado alla macchina da cucire e io utilizzerò questo filo qui per fare questo se per fare questa cucitura, nonché utilizzerò lo stesso filo per creare una decorazione qui in alto e vi faccio vedere come. Bene, io ho rifinito tutto quanto, ho fatto questa cucitura con un punto dritto. Vedete, ho utilizzato quel colore che si abbina poi con questa decorazione, e nella parte più alta ho fatto questo punto decorativo. Questo punto sta su una macchina di quella comprata al supermercato, quindi pure voi avrete, potete fare anche uno zig zag. Vedete, anche qui praticamente non dovete neppure chiudere questa apertura e ho terminato, vedete bene, qui in corrispondenza della tasca. Perché l'ho chiamata per esterni? Perché questa tovaglietta io l'ho pensata per mettere il piatto di carta, il tovagliolo e eventualmente le posate di carta, in realtà è di plastica, con le posate di quelle che sono super leggere. Quindi quando dobbiamo apparecchiare all'esterno su un terrazzo, noi mettiamo queste tovagliette e abbiamo risolto il problema. Mettiamo il nostro piatto e tutte le cose all'interno. Un'altra cosa che vi voglio dire è quando siamo all'esterno, in genere abbiamo dei tavoli molto grandi, quindi la tovaglietta si presenta, diciamo,
estremamente utile. Le dimensioni di questa sono delle dimensioni sul finito, ve lo dico subito, sono di 47 centimetri per 37 centimetri, quindi una bella dimensione, molto comoda e molto molto pratica. Spero che questo progetto semplicissimo vi sia piaciuto. Lasciate un commento come al solito. Ciao amiche, al prossimo tutorial.